Salve a tutti, bentornati al mio canale. Piccoli studi, video molto brevi per dare piccole informazioni. Si è visto, come dal titolo, che la vitamina D è collegata al nostro livello di testosterone. Uno studio che ha essenzialmente arruolato pazienti diabetici, parliamo di un gruppo di 254 uomini, ha effettivamente fatto questa comparazione. Ha prelevato sangue a tutti i pazienti in oggetto, sono stati dosati LH, FSH, testosterone totale libero, prolattina, estradiolo, cortisolo, glicemia e livelli di calcitriolo, di vitamina D, 1,25 di idrossicalciferolo. E si è visto come effettivamente, comparando i risultati, gli uomini ipogonadici, quindi con livelli di testosterone al di sotto di quella che è considerata la normalità, erano assolutamente sempre correlati a una scarsa presenza di vitamina D. Questo quindi conferma quanto l'ipovitaminosi D possa essere co-responsabile, insieme ad altre situazioni che possono essere l'età, stili di vita, adiposità, metabolismo, ai livelli di testosterone. E questo fa anche dedurre al contrario che probabilmente rinormalizzando i valori di vitamina D potremmo aiutare la nostra steroidogenesi a sintetizzare più facilmente e più agevolmente i livelli di testosterone che siano poi correlati e adeguati alla nostra età. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.